Vincere di uno a Cardiff non fa neanche più notizia. Buonasera Marco Bortolani, buonasera Marco Serraiotto e buonasera Danilo Patella. È tornato ragazzi, è tornato. È tornato il grande coach. No, ma è tornato il coach, è tornato il coach. Sì, sì, no, tu vabbè. Nel senso... Pensavo che vi fossi mancato e quindi era per me, è tornato. No, vabbè, no, no. Vabbè. No. Ti dirò, stati bene. No, scherzo. Coach, no. Intanto prima domanda, come stai? Anche questa volta sto bene. La prima parte della settimana è andata bene, gli allenamenti sono andati abbastanza bene i primi due, per cui adesso c'è la seconda parte, quella un po' più dove bisogna chiudere il cerchio, però sto bene. Tra l'altro notare che c'è Eddie Jones che gli consiglia giusto nell'orecchio, dalla telecamera, si vede il libro. Ma è in buona compagnia qui. Sì, sì, sì. Ma è l'ultimo libro, quello che è uscito negli ultimi 2-3 anni. Leadership, sì. Mi hanno detto che è bellissimo. Siamo menzionati anche noi della Benetton, per cui leggetelo. Ah sì, eh? Davvero? Ma in che circostanza? Sono curioso. Dico anche la pagina. Dovete leggerlo tutto e troverete un riferimento. A noi posso provare? Non l'ho letto, posso provare a indovinare? O un gara in Giappone? No, potrebbe esserci... Vabbè, intanto hanno fatto la preparazione con l'Inghilterra a Treviso, ma poi potrebbe esserci un riferimento a Fabio Ongaro, che gli ha aiutati con la mischia. No? No? No. Okay. Ad un altro allenatore... Che sì, che ha vissuto sia lui che noi, ma c'è un riferimento a Paul Gastard, al fatto che si univa a noi, perché proprio penso l'abbia scritto nell'estate che Paul Gastard si è unito a noi, per cui troverete. So che è totalmente anticlimatico fare questa domanda, ma con Paul Gastard vi trovavate bene a lavorare insieme? È che ma non covavo questa così, domanda dentro da un anno. Io gli avrei chiesto... Ti racconto questo aneddoto. Io parlo con ovviamente con tanti altri allenatori e uno dei miei più vicini è Alex Anderson, che allena Sea Sharks, che è stato compagno di squadra di Paul. E allora il primo anno ci siamo sentiti dopo qualche mese che lavoravamo assieme e ovviamente Paul è un allenatore molto impegnativo, ecco, e Alex mi ha detto: guarda, tu sei partito col più difficile di tutti da gestire, per cui una volta che riesci a gestire lui va tranquillo che tutti gli altri saranno in discesa. Quindi mi ha rincuorato e no, dai, per gli scherzi è stato molto bello lavorare con lui. Perché ha tanta esperienza, ovviamente ha vissuto rugby di alto livello, a diversi livelli, sia di club che di nazionale, per cui penso che per me e per noi della Benetton poter imparare e venire anche a contatto con un allenatore della sua caratura sia stato molto importante. Mm-hmm. Detto questo, noi italiani pensiamo che al di fuori ci sia sempre il meglio del mondo, o che sia meglio perché viene da fuori. In realtà ogni persona, ogni allenatore ha le sue peculiarità e barra criticità. Abbiamo lavorato bene insieme un anno e poi era arrivato il momento di prendere altre strade. Ma come si chiama il gruppo allenatore su WhatsApp? Qual è la foto profilo? E soprattutto quali meme girano in quella chat? Come si chiama? Guarda, te lo potrei... No, il gruppo allenatori è proprio gruppo allenatori, il nostro della Benetton, gruppo allenatori. Non sono solo comunicazioni di servizio, sono abbastanza rigido su questo. Okay. Mi sto immaginando. Non è il nostro gruppo WhatsApp, Marco. Questa risposta secondo me sottintendeva che ci sono altri gruppi. Comunque, esatto. Perché... sì, c'è qualche gruppo goliardico, ma insomma anche di anni passati, per cui certo, siamo umani anche noi allenatori. Giustamente. Scusate il public service announcement, ma Tobia chiede se è lui che ha la connessione scarsa o è lo streaming che continua a bloccarsi. Allora ditecelo se si sente e si vede male, perché noi ci stiamo sentendo bene senza nessun problema. Sì. Quindi, se lasciateci commenti se anche per voi sta andando così. Anche a Giacomo, attenzione. Io tutto ok. Noi tutto ok, ragazzi. Ci spiace per questa cosa, ma evidentemente è un problema forse di YouTube a questo punto.
Beh, allora, che dire? Io partirei dalla partita. Partirei dalla partita di sabato, che mi ha fatto riscoprire cosa vuol dire tifare una squadra, perché, come sempre, da tifoso le vivi, no, emotivamente, però piccolo disclaimer, io e Danilo siamo del Toro, siamo abituati a perdere all'ultimo secondo, è una cosa proprio congenita nella nostra fede calcistica, e quando al 78esimo, poco prima di quel placcaggio assassino, eravamo sotto, ero già nella testa, cercavo di non dirlo, ma pensavo, e invece poi è successo quel che è successo. E mi chiedo, c'è, nel senso, è stata vissuta come una cosa giusta, visto il secondo tempo buono, o è stato vissuto come un colpo di fortuna, o come una, diciamo, un fallo, una cosa cercata, perché sono state costruite tanti, sono state varie fasi, se non ricordo male, di tentativi di avanzamento con collisioni, come cercare un fallo e un calcio da una zona centrale del campo. Ero curioso di capire se era stata, quale di questi tre scenari è stato quello interpretato dalla squadra e dal coach. Guarda, se vuoi partiamo dalla fine o partiamo dall'inizio? Dimmi tu. Libertà totale. No, partiamo dall'inizio. La settimana ero molto tranquillo perché la squadra si era preparata molto bene. Poi ovviamente il giorno della partita ti vengono mille pensieri, mille dubbi, per cui non vi nascondo che ero molto nervoso. Avevo, insomma, ecco, la sensazione del pre-partita classica. Credo che nel primo tempo abbiamo cercato di giocare un po' troppo, perché Cardiff ha una difesa, una rush defense molto accentuata, e tutte le squadre fanno difficoltà a giocare nel loro stadio, perché in casa comunque hanno quel 2-3% in più di incisività, soprattutto in difesa, che mette in difficoltà le altre squadre, per cui avremmo dovuto utilizzare molto di più il gioco al piede, soprattutto nel primo tempo, cosa che nel secondo tempo abbiamo fatto e che ha pagato. Per cui l'utilizzo, diciamo, non scarso del gioco al piede per mettere pressione all'avversario. In mischia chiusa sapevamo che sarebbe stata una battaglia e infatti ci hanno messo in difficoltà il primo tempo. Hanno preso due calci di punizione che comunque spostano l'inerzia della partita e del territorio. Quello su cui ci siamo sbagliati molto e su cui abbiamo ragionato in maniera profonda questa settimana è il fatto che se tu prendi un calcio di punizione in mischia chiusa piuttosto che su una rack, l'avversario va in touche sui tuoi 30-40 metri. Abbiamo rischiato troppo nel saltare e poi ci siamo trovati subito sotto pressione nel drive perché eravamo fuori posizione, perché quando salti ovviamente hai quella frazione di secondo di ritardo, e questo ha innescato una serie di eventi a catena che ci ha tenuto sotto pressione, ancora peggio ci ha portato nei nostri 5 metri, e poi ovviamente una volta che tu hai l'avversario alla porta è molto difficile resistere. Per cui ecco, su questo aspetto strategico della partita, cioè alcuni leaders avrebbero dovuto serrare le fila e non dico essere più conservativi magari nella contesa aerea, ma essere più conservativi nella difesa aerea per assicurarci, diciamo, di controllare la loro fase statica, perché poi la nostra difesa nel face play non è mai andata sotto pressione, e questo è stato un altro degli aspetti molto positivi di quella partita. Per cui ecco, c'è stato qualcosa che doveva essere ragionato un po' meglio sul campo, e ci abbiamo ragionato molto, molto lunedì su questo aspetto. Poi a metà tempo abbiamo fatto il punto. Io ho detto onestamente, ragazzi, che avevamo fatto un primo tempo brutto, ma che avevamo quello che ci serviva per vincere la partita, e i ragazzi hanno trovato un modo, attraverso ovviamente il gioco al piede, attraverso la mischia chiusa, e il senso di portare Zani e Ferrari in panchina era proprio, e Bernasconi, anche se è stato in campo purtroppo per qualche minuto, poverino, era proprio orientato a dominare nel secondo tempo quella fase lì, o quantomeno riuscire a tenere testa ancora nel secondo tempo, ma siamo riusciti a dominarla in un paio di occasioni. E questo ha shiftato molto il momentum della partita, e ci ha consentito di rimanere attaccati a loro e di procurarci l'ultimo calcio di punizione. I ragazzi sanno benissimo che in quelle fasi della partita, quando ci servono tre punti per vincere, il loro target è arrivare almeno sulle 22 avversarie, per cui la squadra stava attaccando per avanzare,
Perché quando abbiamo una racca attorno ai 22 metri, loro hanno un'organizzazione che ci permette di fare un drop per marcare i tre punti oppure continuare ad attaccare se siamo, diciamo, in controllo di quello che stiamo facendo. Per cui, ecco, l'aspetto molto positivo della partita è stata la chiarezza di intenti della squadra nel finale, perché anche la ricezione dell'ultimo kick-off ci sono tanti dettagli che voi magari da fuori non vengono percepiti, ma le nostre terze linee sono spostate alte sul campo perché sapevamo che loro avrebbero calciato un restart molto corto. Abbiamo recuperato il pallone, abbiamo fatto trascorrere ancora una volta con l'organizzazione che lavoriamo tanto i 30 secondi che dovevano passare, abbiamo calciato fuori. Qui, ecco, ci sono tante cose in questa vittoria, e quando il margine è così stretto tutte diventano molto critiche, molto importanti, e la squadra è riuscita a chiudere il cerchio, per cui nonostante tanti aspetti che avremmo potuto gestire un po' meglio, credo che la squadra abbia fatto una grande partita per tutte queste ragioni. Sì. Posso? Certo. Vai. No, intanto dico alla chat, perché c'è la chat Matteo che continua a dire sì, che sì, no. Vedo, però vedo. Magari poi si può ricaricare, cioè da StreamYard tu lo puoi scaricare, quindi eventualmente poi magari lo possono riascoltare se è proprio un problema così generalizzato. Io andrei avanti perché noi comunque sentiamo sì. bene. Sì, ci spiace, noi non abbiamo nessun problema, non c'è proprio neanche un minimo lag, per cui... Ecco, però dopo lo puoi comunque eventualmente poi ricaricare. Allora, sì. Io Marco, sulla la partita di Cardiff, quello che hai detto interessantissimo, e io, come ha scritto qualcuno qua anche in chat, vedo Willy diceva Dan lo sapeva nonostante il pessimismo. Io faccio sempre le live delle partite, e anche quando eravamo sotto di tre dicevo: raga, secondo me ce la possiamo fare, e alla fine poi sono esploso in una gioia incontenibile all'ultimo calcio. Ho fatto un video che ho chiamato Bomb Squad Treviso, perché secondo me qualcosina tu avevi nascosto in panchina, ossia era abbastanza evidente la cosa, no? Però c'è questo aspetto di quanto abbia inciso una panchina forte e il parallelismo con quello che fondamentalmente sta facendo il Sudafrica, poi parleremo anche un po' del mondiale, ossia di avere dei giocatori negli ultimi minuti che sappiano riconoscere la situazione, gestirla e fare la differenza. C'è stato un po' di questo nel ragionare su come fare quella formazione? Allora, onestamente no, perché ho scelto i primi 15 che mi garantivano di proseguire il percorso che la squadra ha fatto nelle prime tre amichevoli. Se io avessi inserito subito magari Fede Zani e Simone Ferrari, magari la mischia chiusa avrebbe retto il primo tempo, ma forse saremmo andati in difficoltà nel secondo, dove magari dovevamo chiudere la partita. Per cui c'è stato un ragionamento, cioè di iniziare la partita con gran parte, quasi tutto, a parte Zuliani, il gruppo che aveva portato a casa le tre amichevoli, perché comunque stava maturando, è maturato un sentimento di consapevolezza, anche di fiducia, ma di consapevolezza. Ecco, a me la parola fiducia, confidenza piace meno, di consapevolezza di quello che serve e non serve per vincere le partite, per prepararle, per rimanere anche in partite strette come abbiamo fatto a Perpignan, ad esempio, per cui i ragazzi hanno vissuto un qualcosa che avevano già vissuto la settimana prima. Però è chiaro che la qualità della panchina, Danilo, come dici te, fa la differenza, e la grande, diciamo, lusso che abbiamo quest'anno è di avere una panchina dello stesso livello di chi inizia la partita, o ancora meglio magari, che mi ha permesso ad esempio di mettere dentro al Bornoz, che è un corridore, diciamo, palle in mano, più pericoloso rispetto a Maga, che è più un distributore, o comunque è un giocatore che negli spazi un po' più larghi fa il suo punto di forza. E magari non era la giornata di Reno Smith, per cui ho spostato un Maga d'estremo che può ricoprire anche quel ruolo, per cui la sua ecletticità c'è tornata utile. E ecco, queste cose sì. Poi Simone Ferrari e Zani sì, me li sono portati in panchina perché nel secondo tempo volevo dominare la mischia chiusa. Iachizzi ha, diciamo, nel suo gioco una ruvidezza e una capacità di giocare sporco, pulito ma sporco, proprio del campionato francese, proprio del campionato francese di seconda divisione, e nel secondo tempo questo nei drive si è sentito, sia in attacco che in difesa. E lui che fa esplodere l'ultimo pallone anche. Esatto, io sapevo cosa un gioco, so qualcosa
anzi spero, so cosa il giocatore può darmi e spero che quando lo mette in campo lo porti e faccia la differenza. E devo dire che tutti hanno dato quello che io mi aspettavo da loro. Ovviamente c'è tanto lavoro durante la settimana, perché ogni giocatore viene, fa molte riunioni con gli altri allenatori e con me. È molto importante che il giocatore abbia chiarezza di cosa ci si aspetta da lui quando scende in campo. È molto importante che i giocatori siano pronti a vivere un inizio buono, un inizio sotto difficoltà, ma rimanere, diciamo, nel processo. Ad esempio, un altro momento chiave, due momenti chiave della partita sono stati a fine primo tempo, quando avevamo un calcio di punizione di fronte ai pali sul 19-6 e siamo andati per l'angolo, abbiamo segnato la meta, 19-3, e siamo andati 19-10, per cui subito abbiamo colmato il gap a fine primo tempo, quando avremmo potuto magari anche andare per i pali. Oppure, ad esempio, l'azione del turnover che fa Mirko Spagnolo attorno al 60esimo, dentro le nostre 22, è iniziata la drop out. Sapete quanto è durata quell'azione? È durata più di 2 minuti e mezzo, con 4 cambi di possesso. E questo sono situazioni eccezionali, perché fasi di più di 2 minuti sì. e mezzo non sono così, ma questo significa che la squadra è rimasta sul pezzo nelle fasi corte, nelle fasi lunghe, è riuscita a dominare la situazione, è riuscita ad uscirne vincente, e tutte queste cose, una sommata all'altra, fanno il risultato che la squadra ha ottenuto. Sì. Io avrei 2 domande veloci. La prima è: tanto come stanno Bauti, Bernasconi e Simone Ferrari? Sì, cosa. Stanno molto bene. Lunedì erano già negativi, diciamo, al test della CAIA. Ovviamente, però, c'è un protocollo da seguire, per cui torneranno a disposizione la settimana prossima. Non sono disponibili per questa settimana, perché comunque serve un periodo precauzionale. Però stanno molto bene, stanno facendo tutti gli step di rientro, per cui, dai, tutto sommato, nonostante sì, la preoccupazione iniziale, devo dire che tutto è andato nel migliore dei modi, che è la cosa più importante. Insomma. Sì, perché entrambi hanno preso una bella castagna, bella ciascuno. Esatto. Cioè, sì. Mi è dispiaciuto molto per Bernasconi, perché non sembrava un contatto così duro, si è visto forse un gomito sulla testa cadendo, qualcosa del genere, ma poi non stava. Sì, ha placcato, probabilmente sì, c'è stato uno scontro fortuito, diciamo, nel punto d'incontro, però fanno parte del nostro gioco. Una volta ci scrollava e si dava una pacca e si ripartiva, fortunatamente adesso i ragazzi sono molto tutelati ed è giusto. Sì, sì, sì. Su questo... Vai. No, è solo un commento che mi veniva in mente: Thomas Francis a 6 Nazioni 2 o 3 anni fa, no? Che sotto i pali della sua porta, che fa una rack, poi si rialza ed è tipo e si appoggia ai pali e poi si rialza e va subito al placcaggio. Oggi, solo 2 anni dopo, non sarebbe mai successo. No. Scusa, Dani. No, mi viene in mente una cosa su questo, che ho notato, proprio per evitare delle situazioni disgraziate come quelle del placcaggio su Simone Ferrari, e anche qui chiedo conferma, perché sono così indizi che noi vediamo da tifosi e abbiamo l'opportunità che il coach li confermi o no, che invece Treviso sta lavorando molto sull'abbassare i placcaggi, soprattutto Isecor. Ho visto Isecor che proprio va giù sulle gambe e quasi addirittura anticipando un po' troppo, però meglio anticipare un po' che rischiare poi quei contatti alti. È qualcosa di così individuale, una scelta individuale, o Treviso vuole cercare in qualche maniera di prevenire queste... Perché ridete? Adesso la risponde no, in realtà... No, è assolutamente casuale. No. Allora, come tecnica di placaggio, ovviamente il cambio di altezza è un qualcosa che lavoriamo tutti i giorni. Il nostro primo placcatore deve andare, diciamo, alle gambe, perché vogliamo stoppare subito, diciamo, l'inerzia delle altre squadre. Se noti, tutte le squadre sono molto forti nel leg drive a contatto. Se tu vai alto con il primo placcatore, rischi di prendere il peso della collisione invece di stopparla subito. Per cui il nostro focus come primo placcatore è di andare basso. Il secondo placcatore invece deve bloccare la palla, per cui ha un target comunque di altezza del pallone, però ecco, mai al di sopra del petto. Questo è molto importante. Chiaro, teniamo le dita incrociate, speriamo di no, ma alcune volte questi scontri sono anche fortuiti, dovuti all'inerzia magari del portatore di palla o alla dinamica del contatto, per cui
entrambi gli scontri onestamente sono stati due scontri di gioco, anche il placcaggio su Simone, se fosse stato 10 centimetri più basso, cioè parliamo di tanto così, sarebbe stato un grandissimo placcaggio, però è chiaro che bisogna far sì che la tecnica sia perfetta, perché qualsiasi scontro fortuito con, diciamo, il collo o la testa, rischi di pagarlo a carissimo prezzo. Io volevo finire, scusami Matteo, sulla seconda domanda di prima, che era questa. Abbiamo parlato di Spagnolo che ha fatto quel fetch incredibile. Lui, Zlowicki che è tornato, Luke Casey che ovviamente è tornato anche lui. Guarda, c'è questo commento. Fate una sopra Luke Casey. Sì, appunto. Padovani anche tornava. Sì, esatto. Tanta gente che appunto è tornata e alla prima di URC, quindi comunque no, le amichevoli. Come ti sono sembrati in campo e chi in particolare ti ha convinto di più? Dall'esterno, almeno per quanto riguarda me, che non sono di Mischia, però comunque ho visto l'impatto, Spagnolo, che comunque veniva dalla top 10, adesso Serie Elite, che va a giocarsi la prima di URC ed entra in quel modo, per me è stato incredibile come si è già arrivato magari ad adattarsi un po' a quel livello. Però lascio a te. Allora, impressionato nessuno, perché io vedo i ragazzi tutti i giorni, per cui ovviamente se ripongo la fiducia su di loro è perché ci credo e so che hanno lavorato il giusto, neanche duro, il giusto. Mirko sta facendo una crescita dal primo giorno che è arrivato da noi a ieri, è sempre in crescita. Per cui è un giocatore con un'etica del lavoro incredibile e questo sta pagando. È un giocatore, rugbisticamente parlando, è molto intelligente, è molto allenabile, ma è già da buon punto e si vede sul campo. È un pilone giovanissimo, per cui deve ancora fare tantissima gavetta, farà delle partite magari dove andrà in difficoltà. A Cardiff è andato in difficoltà in un paio di mischie, ma riparte sempre e non molla mai, e questa è la condizione perfetta per migliorare, per cui Mirko sta facendo un grande, diciamo, inizio di percorso con noi, ma è solo l'inizio per lui, per cui sono estremamente soddisfatto. Lucchesi ovviamente contentissimo di averlo al 100%, forse ha giocato meglio il secondo tempo del primo, nonostante, sì, infatti l'abbiamo fatto recuperare molto bene all'inizio di questa settimana, perché ovviamente farsi 79 minuti dopo così tanto tempo è comunque impegnativo, però insomma è un giocatore di qualità, è un giocatore che anche lui sta rientrando piano piano nella forma, ma è già a livello URC come ha dimostrato. Per cui ecco, siamo tutti contenti di rivederlo in campo. E Padovani, va bene, Padovani è un giocatore di esperienza, un giocatore che dà tanto equilibrio alla nostra linea arretrata. Magari non è il giocatore che ti rompe la partita con uno step o con una corsa, ma fa tanti interventi giusti, fa tante scelte giuste, e in termini di leadership della linea dei tre quarti comunque dà molto, diciamo, sostegno a tutti gli altri e ordine. E ha fatto questo in campo, insomma non ha fatto un errore e ha fatto tutto quello che doveva fare, per cui insomma anche lui si sta avviando verso ovviamente uno stato di forma sempre migliore. Non hai pensato all'infortunio? Cioè immagino dopo il colpo alla testa di Bernasconi, immagino ti fidassi molto di Lucchesi, no? Perché io ad esempio mi sono detto, magari se non ha il minutaggio fa fare a Zani il tallonatore. Non è venuto il dubbio lì? Cioè sapevi che aveva gli 80 minuti nelle gambe e gli hai detto vai? Sì, sapevo che aveva gli 80 minuti, ovviamente mi aspettavo un calo che non ho visto, per cui ha fatto un grande lavoro. Poi comunque supportato da Zani e Ferrari anche in mischia chiusa, anche per lui è stato tutto più, diciamo, meno affaticante, per cui è riuscito a completare, diciamo, una partita che è stata impegnativa, perché ci sono stati più di 38 minuti di ball in play. Ecco, diciamo che le nostre partite medie vanno dai 33, 35, 36, quelle di alto livello vanno dai 40, 42, che mi aspetto questa settimana contro Munster, 44 forse, però ecco, è stata una partita come ball in play molto, molto buono, superiore ai 38 minuti, per cui tutti i ragazzi hanno fatto un grande lavoro e soprattutto chi ne ha giocati 79.
Incredibile, secondo me è tutto merito di quella cosa che stava mangiando in quel minuto che si è seduto in panchina. Cos'era, un'arancia? Non lo so. Quell'arancia. Veramente, cioè, c'è stato, l'hanno ripreso che mangiucchiava qualcosa, 2 secondi dopo era in campo di nuovo. E io farei una domanda del pubblico. Ce ne sono varie di interessanti. Tra le varie, quella che mi sembra più interessante forse è l'ultima, appena arrivata, di Lino, che dice: a proposito, come ti sembra a livello generale, parlando di spagnolo, di chi arriva dalla Serie A Elite? Ci sono momenti in cui magari con una delegazione andate a vedere una partita o allenamenti di club, oppure come funziona? Come fa lo scouting, diciamo? No, noi monitoriamo costantemente tutti i ragazzi che hanno il potenziale ovviamente per fare il salto di qualità, per cui è un monitoraggio costante che facciamo in tutte le partite. E, ovviamente le prime linee, come Mirko, ci aspettavamo che io lo conoscevo già dall'Under 18 quando lui faceva l'Accademia a Treviso, per cui non è stata, diciamo, una scoperta per me. Però abbiamo trovato un giocatore che aveva una volontà e una qualità anche di lavoro molto alta, per cui ha impressionato subito tutti gli altri allenatori che non lo conoscevano, e si sta ritagliando lo spazio per questo motivo. Il livello generale dipende, è molto soggettivo dal giocatore, perché ci sono giocatori più pronti, altri invece che hanno bisogno di un po' più di rodaggio. Sto pensando anche a Izekor, che il primo anno ha avuto bisogno di un po' più di rodaggio, ma quest'anno sta acquisendo una presenza in campo a tutto tondo, e ogni partita è una progressione, per cui ecco, dipende molto. Generalmente serve sempre una stagione e mezza di adattamento al livello. Feedback di Mirko ad alcuni suoi amici del Petrarca è stato, dopo la prima settimana di allenamento in prestagione nostra, che si è allenato di più che in tutto l'anno precedente. Per farvi capire anche il livello. Sì. E c'è una fatica fisica, ma forse la fatica ancora più grande, che poi sfocia nella fatica fisica, è l'aspetto cognitivo. Perché questi ragazzi, rispetto magari ad un livello del campionato italiano, sono inondati di informazioni, di dettagli tecnici, devono giorno dopo giorno continuare a focalizzarsi, migliorare, acquisire ancora informazioni, e forse questo è l'aspetto, ancora più delicato, però ognuno fa il suo percorso, e molti ovviamente sbocciano e insomma danno già il meglio di sé fin da subito. Mi veniva da sorridere, scusa Marco, riguardo a questa cosa qua, che avevo visto quel video quest'estate su YouTube con lo youtuber tedesco che è venuto a partecipare all'allenamento in spiaggia, mm-hmm. E mi ricordo che sto qua, io non lo conoscevo, ma a quanto pare è uno di quelle persone che fa video di fitness super lanciato, che alla fine del video era abbastanza approvato dall'allenamento, e mi ricordo questo dettaglio, magari si è sentito simile anche spagnolo, diciamo. Io volevo chiedere questa cosa qui, perché appunto hai parlato di cosa magari manca all'attuale Serie A Elite per fare, diciamo, un po' quel salto, e tu parli anche dopo della parte cognitiva. Secondo te è questo tipo di professionismo, questo tipo di pianificazione, di gestire gli atleti che manca a livello nostro italiano nel campionato interno per fare anche il salto di qualità? Ma allora, io credo che ci siano tanti club che stanno lavorando bene. Adesso nomino quelli con cui ho più, diciamo, contatti, però Padova con Andrea Marcato, Lodi a Rovigo, ma anche lo stesso Casellato a Colorno stanno facendo, e non voglio fare torto a nessuno, per cui ho nominato i primi tre che mi sono venuti in mente, stanno facendo un grande lavoro. Voi non vedete che ci confrontiamo molto spesso con questi allenatori, loro vengono a assistere ai nostri allenamenti, facciamo degli allenamenti congiunti, e questo crea, diciamo, una condivisione di intenti e anche di qualità. Quello che si può fare tanto, e molto spesso non dipende dal budget, perché la qualità, anzi l'intensità e la qualità, ecco, qualità voglio dire in termini metodologici, della tua seduta di allenamento non dipende dal tuo budget, dipende dalla tua
capacità di allenatore di interpretare le necessità della tua squadra e di creare, diciamo, un percorso verso tu dove vuoi portarla, e anche a quello che è, diciamo, l'ambiente competitivo dove tu, insomma, operi. Però ecco, vedo tanti allenatori giovani e meno giovani che fanno un lavoro di qualità, e secondo me questo sta pagando anche nei giovani poi che fanno il salto di qualità al nostro livello, perché se Mirko Spagnolo è già pronto, o è già, diciamo, è un giovane giocatore pronto, è merito suo, è merito del Petrarca con cui ha giocato negli ultimi 2 o 3 anni, adesso non ricordo quante stagioni ha fatto a Padova, 2 credo, è merito di, ovviamente, del sistema che l'ha formato prima, per cui ecco, è merito di tutti, non è merito mio che l'ho allenato negli ultimi 3 mesi, forse io sono quello che ha meno meriti di tutti. Su questa cosa dell'organizzazione, del lavorare bene, una curiosità. Settimana scorsa io non potevo essere presente al podcast, però vi ascoltavo mentre facevo altre cose, e mi ha colpito il fatto che stavate partendo, perché era giovedì, no? E io mi ricordo che, insomma, vabbè, le contingenze del Covid, ok, però poi per un paio di stagioni avete fatto le trasferte in giornata, e invece la partita era sabato e stavate partendo giovedì, quindi con un giorno totalmente libero in mezzo. Anche questo fa parte di questo step up di professionalismo e di fare le cose in maniera fatta molto molto bene. Sì, ovviamente le nostre trasferte sono sempre abbastanza lunghe, e l'impatto di una trasferta 2 ore e mezza di aereo più magari altre 2 ore di autobus più il trasferimento in hotel, diciamo, hanno un impatto quasi come anzi certe volte più di un allenamento ad alta intensità, per cui ecco, farlo il giorno prima non è l'ideale in termini di performance, per cui quando riusciamo viaggiamo 2 giorni prima la sera, in modo tale da poter completare la preparazione e comunque dare comunque ai ragazzi una mezza giornata di scarico. Viaggiamo la sera in modo tale che poi il giorno del team run è un giorno di scarico fisico, ovviamente facciamo il team run che dura un'ora, ma poi diciamo che i ragazzi hanno praticamente quasi 48 ore di complete di recupero dal viaggio, e questo crea le condizioni ottimali psicofisiche per performare. Non è sempre possibile farlo, perché molto spesso dipende da dove giochiamo, però quando riusciamo è uno sforzo utile a questo, e i ragazzi, insomma, stanno rispondendo bene. Bene, bene, bene. Dai che vogliamo tante vittorie in trasferta questa. Sì, sì. E in casa. E in casa. No, perché ci sono arrivate più domande dal pubblico inerenti al tema collegamento URC Serie A Elite, quindi sfrutterei l'ondata, visto che ce n'è 2 o 3 interessanti. Vale. Innanzitutto, ne abbiamo già più o meno parlato. Quello che dice Guido, Silver Shadow dice: in alcuni video si vedeva marcato alla Ghirada quante collaborazioni e condivisioni di best practices c'è con i club di Serie A Elite e delle serie inferiori. Più o meno questo l'abbiamo già risposto, no? Cioè, ci sono ovviamente sessioni. C'è però quest'altra di Attila, che si chiama in realtà Alessio, che dice: parlando di Serie A Elite, come lavorate con i giovani permit? Date delle linee guida ai club oppure lasciate loro carta bianca? Allora, noi abbiamo soprattutto giocatori che giocano a Mogliano e Vicenza, per cui siamo in costante contatto con i 2 capi allenatori, Caputo da una parte e Carinato dall'altra, e perché monitoriamo questi ragazzi non solo visionando le loro partite, ma comunque cercando di capire come diciamo mantengono gli standard da loro, perché è molto facile, diciamo, quando un giocatore ha degli standard alti perché l'ambiente glielo impone è un discorso, ma quando questo giocatore porta i suoi standard anche ad un livello magari leggermente inferiore, questo qualifica molto quel giocatore, perché è un giocatore che con il tempo setterà ulteriori standard e alzerà gli standard che tu gli poni e continuerà a spingere in quella direzione, e questi sono i giocatori che io voglio avere. Per cui ecco, paradossalmente il feedback che mi danno gli altri allenatori su come i ragazzi si allenano, non solo su come giocano, ma come si allenano, qual è la loro attitudine, qual è la loro capacità di esprimere leadership anche da un punto di vista tecnico o da un punto di vista così di gruppo, è molto molto importante, e ci sentiamo
settimanalmente, per cui c'è un legame abbastanza fluido. Non diamo delle direttive, perché è giusto che gli allenatori ovviamente facciano le loro scelte, e i ragazzi sanno che devono dare il meglio di loro, perché io mi aspetto di vedere dei giocatori di un livello superiore quando guardo le loro partite, e io questo glielo dico molto esplicitamente, per cui anche a livello di motivazione per me è fondamentale condividere con i ragazzi. Sì, è una situazione un po' difficile fare il permit, sei a metà strada tra una squadra e l'altra, però è una grande opportunità, difficile, per cui questi ragazzi hanno bisogno di supporto e anche di fiducia in questo. Ci possono anche essere dei momenti magari un po' più dove il meccanismo si inceppa leggermente, ma quello che voglio vedere io è un atteggiamento proattivo di questi ragazzi, e che mettono in qualità sempre in campo sempre il meglio di loro. E riguardo a questo tema nello specifico, vedendo Treviso invece come ricevente di questo sistema, per esempio con un giocatore che ha vinto tanto come Fekitoa, c'è l'attesa che questa persona non solo porti la sua qualità, ma anche la sua leadership, non solo tra i centri, ma nella rosa, setti uno standard di come ci si allena per vincere, come cosa ci si comporta per essere di un certo livello. E chiediglielo, Matteo, gioca sta settimana? vediamo, Danilo, però anche te, cioè nel senso, io speravo volevamo arrivare là. Come si dice in dialetto, che se pandesse l'uno. dovete venire allo stadio per vedere se gioca, non posso darvi nessun indizio. Siamo a Barcellona, noi siamo... Beh, Marco è lì, eh. Marco, ah, sì, Marco è lì. Marco sono qua abbassando le gambe, quindi... Allora sì, ovviamente la speranza e la volontà di avere un giocatore così, e speriamo tanti altri come lui, sia quello che ci aiuti a settare i nostri standard e giornalmente. E devo dire che nei primi due giorni già questo si vede, perché a livello attitudinale ovviamente quando arrivi in una nuova squadra hai la volontà di farlo, per cui è naturalissimo, e poi insomma lo vedremo nel medio-lungo periodo, ma già si vede che è un giocatore in termini di attitudine, di precisione, di attenzione ai dettagli, di sfumature del gioco, che percepisce, che è un giocatore che ha vinto la Coppa del Mondo, ecco, non l'ha vinta per caso, per cui sì, non posso dire altro, insomma, ecco. Sì. Già si vede. Ok. Sì. Dopo la prima seduta in campo già si vede, per cui... Tra l'altro per lui adesso, a parte gli scherzi, l'avevo chiesto perché oggi era uscito una mezza parola su, non so se sul Gazzettino o sulla Tribuna, da qualche parte era uscito che ci sarebbe questa possibilità. Per lui sarebbe una partita particolare, perché giocherebbe subito contro la sua ex squadra, insomma. Chissà. vabbè, ci abbiamo provato. Se non sarà questa, sarà la prossima, dai. Certo. No, però questa cosa secondo me è veramente importante, perché appunto a qualsiasi livello, veramente anche tra i più amatori degli amatori, quando c'è uno che è meglio, diciamo, ha più esperienza in certi campi, te ne accorgi, perché cioè, porta un modo di fare le cose diverso, e infatti io spero veramente tanto, perché ai centri abbiamo tanta ricchezza, però a parte il Menoncello che è già esploso, diciamo, come talento, però io penso a un Filippo Drago, quanto può imparare da un Fekitoa, o cioè deve essere, non so, deve sentirsi veramente felice, credo, di avere davanti gente così, davanti, allora, insomma, nel gruppo, ecco. Adesso hai nominato Filippo Drago. Immaginate se domenica giocasse Umaga, Filippo Drago e Fekitoa, che messaggio potrebbe essere per i nostri giovani ragazzini che vengono allo stadio e vedono un giocatore di Treviso, di Mogliano, che due anni fa giocava con Mogliano, giocare a fianco di un campione del mondo e di un giocatore che ha giocato, insomma, con la nazionale inglese, che è un giocatore comunque super talentuoso. Per me la magia di quello che facciamo e la magia anche di quello che stiamo cercando di creare a Treviso è proprio questo, è creare un ponte tra il rugby che tutti sogniamo e il rugby che siamo noi, e Treviso deve diventare questo ponte per me. Serve tanta ambizione, serve tanto coraggio, serve tanto lavoro, serve tanta qualità, ci saranno dei momenti dove le cose magari faremo fatica,
ma ripartiremo. Ma ecco, la nostra, credo, missione deve essere questa, creare questo ponte, perché poi le nuove generazioni cresceranno con un'aspettativa diversa di performance, un'aspettativa diversa di successo, un'aspettativa diversa di quello che si può raggiungere, e il nostro movimento continuerà a crescere. Chiaro, giustissimo sta roba. Totalmente d'accordo. Io a livello di gruppo ho avuto una percezione, ovviamente noi dalla televisione, e voi lo capite molto di più, poi tu probabilmente più di tutti che c'hai il quadro completo, cioè mi è piaciuto proprio l'atteggiamento dei giocatori, la maniera in cui si parlavano, come si sono abbracciati dopo la meta di Albornoz, che sembra una stupidata, ma li ho visti proprio stringersi quasi con tanto affetto. Non so se è stata una percezione mia o se si sta creando qualcosa di bello. Guarda, gran parte del mio lavoro è orientato a queste dinamiche, queste sono le dinamiche che poi fanno la differenza negli 80 minuti, perché ti permettono di rimanere aggrappato e unito nei momenti di difficoltà, ti permettono di sfruttare i tuoi momenti forti, ti permettono di gioire così tanto alla fine perché l'hai voluto tutti assieme e hai lavorato duramente tutti assieme. Creare questa connessione all'interno della squadra è difficilissimo, ma è il mio lavoro, quello è il mio lavoro, e mi fa piacere che tu lo percepisca, perché questo farà la differenza quest'anno, deve fare la differenza, ma in tutti i gruppi farà la differenza. Alla fine le qualità tecniche, le qualità fisiche, tutti le lavorano, tutti si allenano tanto, si allenano bene. Quello che fa la differenza è creare questa amalgama, questa unità di intenti, e ci stiamo lavorando. Bene, bene, in bocca al lupo. Io ho una domanda velocissima sui centri, perché mi ricordo che l'anno scorso, prima Tello, secondo te era più un 13, e poi adesso arriva Paolo Dogu e lui sarebbe centro, ala, e la domanda che ho avuto dal pubblico era proprio come intende utilizzare eventualmente il buon Paolo. Allora, Menoncello per me sì, nel suo sviluppo diciamo a medio e lungo termine è un 13, perché con le qualità fisiche che ha, trova, diciamo, è molto più facile per lui creargli degli uno contro uno, e con le qualità fisiche che ha, credo possa essere dirompente. Deve continuare a lavorare sulla sua lettura del gioco difensivo, perché a numero 13 è molto delicata, sì, diciamo, la lettura del gioco difensivo, ma sta maturando velocemente anche in questo, perché anche Tommy è un giocatore molto intelligente da questo punto di vista, e sta facendo gli step, e comunque le partite che ha giocato anche con la nazionale, anche se è stato sfortunato, non ha fatto la Coppa del Mondo, gli sono servite molto in questo. Fichi top può giocare 12-13, per cui può convivere tranquillamente. La posizione preferita di Odogu, e mi trovo completamente d'accordo, è centro, e anche lui può giocare 12-13, è un ball carrier naturale, lui non è sicuramente un distributore. Fichi top può essere più un ibrido, anche se anche le sue qualità naturali sono quelle di sfidare l'avversario e di essere un ball carrier. Per cui diciamo che sono dei giocatori che hanno delle qualità, dei trademark molto, molto chiari per me, e troveranno il loro spazio. Ecco, sicuramente io quando li metterò in campo gli chiederò di fare quello che sanno fare bene. E il nostro gioco deve rispecchiare questo, e sono convinto che faranno non bene, benissimo. Dai, Danilo. Ti sento che hai una domanda, Danilo. No, stavo dicendo, no. Dai, okay. mi piace quello che dice. Faccio l'ultima, poi Matteo, faccio l'ultima sulla parte Treviso, poi volevamo fare due parole sul Mondiale, non so quanto tempo. Stavo proprio per fare quello. Vai. Marco. No, su Treviso, l'ultima che ti volevo fare, l'altra volta ti hanno chiesto qua i miei colleghi l'obiettivo. Io volevo andare un po' più sullo specifico, nel senso che oggi mi sono riascoltato l'intervista che abbiamo fatto un anno fa, e tu giustamente ci raccontavi di come sarebbero servite due anni fa 9-10 vittorie per arrivare ai playoff, ne avevamo ottenute 6. E ho detto, vabbè, vediamo poi come è andato l'anno dopo. L'anno dopo noi ne abbiamo ottenute 8 e ne sarebbero servite, no, l'anno prima ne sarebbero servite 10 e l'anno scorso 9. Quindi ci stiamo avvicinando, c'è stata una progressione, un paio di vittorie in più, lo so, è una domanda di cazzo, però un paio di grande Danilo. Sai, di fatto poi le stagioni
la stagione dell'anno scorso, per fare i playoff serviva una vittoria in più e siamo arrivati molto vicini ad ottenere una vittoria in più. Per dire, stretto il margine a ottenere un risultato incredibile, ottenere un risultato o non riuscirci, però ecco, io non posso rimproverare nulla alla squadra perché hanno messo quello che potevano mettere in campo. È chiaro che se quest'anno riusciamo a fare qualcosina di meglio, 9 non so se basteranno, dipenderà da molte cose, non so se il campionato sarà così competitivo come l'anno scorso, se ci saranno magari una o due squadre che la faranno da padroni, insomma dipenderà da molte cose, però il nostro obiettivo è farne più di 8, ve lo posso garantire. Dai. Danilo, ho una notizia per te. Il tuo migliore amico non è ovviamente il presidente federale, ma è questa persona che si firma Marzi Innocenti ogni volta che entra nelle live. È arrivato anche in questa e ci ricorda che se Quesada non gli risponde al telefono, Marco è il primo della lista. Ma di quale Marco? Perché attenzione, perché qui anche il nostro potrebbe appendere gli scarpini al chiodo per l'offerta giusta. Ieri che Sada ha messo una storia, era andato a vedere Milan PSG, il presente contro il futuro, non so se magari il Milan gli ha fatto una proposta, magari. Allora ci volevamo soffermare un attimino sul mondiale, perché vabbè, l'ho messa apposta, tra l'altro ero pronto a mettere questa nel caso aveste detto. Ti sei dichiarato. Io mi dichiaro, ragazzi, io credo personalmente che la squadra che ha espresso il rugby, per il mio gusto ovviamente, che non è molto soggettivo, che mi è piaciuto di più e che mi è sembrato più letale quando al suo massimo è stata la Nuova Zelanda, questo mondiale, col Sudafrica subito dietro. Quindi in questa finale mi sento di 1% dipendere un po' di più verso il Pacifico. Chiederei un pronostico, un parere, non lo so, un'opinione, al coach ovviamente e anche a voi due, e poi in generale se vogliamo parlare un attimo della finale che ci aspetta e ho altre cose da chiedere. Intanto questo. Allora, da tifoso, anch'io tifo All Blacks, alla fine sono un romantico anch'io del gioco e credo che non solo il gioco, ma la loro cultura mi affascina molto, non lo nascondo, per cui sono un tifoso, sarò un tifoso degli All Blacks sabato. Da allenatore, invece, sabato pioverà a Parigi. Forse durante la partita dovrebbe smettere, ma se sarà sicuramente condizioni umide, questo farà il gioco del Sudafrica. Il Sudafrica ha una strapotenza fisica nei primi 8 e nei 7 che entreranno dalla panchina, incredibile, che deve essere eliminata, per cui credo che la partita si giocherà su questo, sulla capacità di All Blacks di reggere l'urto davanti e di creare due o tre opportunità come hanno fatto alla fine, come hanno fatto alla fine anche con l'Irlanda, e concretizzarle. Però sarà una partita chiusissima, sarà una partita, insomma, una battaglia veramente all'ultimo sangue, e vediamo chi vincerà. Mm-hmm. Qua ci chiedono cosa pensa del 7+1 in generale, Simone. Ma è un 7+1 mascherato, perché Waga Smith è un ex giocatore di 7, può ricoprire qualsiasi ruolo nei tre quarti, per cui diciamo che è più un 6-2. Un 6-2, però sai, se dovessero avere magari subito un infortunio all'inizio nei tre quarti, questo potrebbe creare qualche difficoltà, anche se devo dire che il loro gioco con la linea tre quarti è più che altro calciare alto e tutti sotto, lo faceva il Petrarca molti anni fa, ma ancora va di moda e paga questo livello. Però sì, insomma, credo che sono delle scelte ragionate, ovviamente loro sanno dove vogliono cercare di dominare la partita e ci proveranno. Cioè, su questo Clarence gli sta fischiando l'orecchio comunque dopo questa ultima fase. Su questo oggi leggevo su Twitter una considerazione di qualcuno che diceva: è la prima volta che si vede in una partita del mondiale andare in campo senza un'alternativa in panchina come calciatore designato, un'alternativa come 9 e un'alternativa con un tallonatore vero. Quindi, perché hanno De Un Furie. Van Staden hanno.
che fa fare il secondo. Sì, no, 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 ma in panchina c'hanno De un Fury per la finale. Sì, non sì, Fury è talonatore, diciamo, designato, se dovesse, esatto, insomma, Monambi non riuscire a completare la partita. No, e allora su questo, Marco, ti volevo chiedere, sì, poi eventualmente anche le opzioni, però su questo ti volevo chiedere, quanto sta diventando importante la poliedricità dei giocatori? Cioè, perché giustamente ci sono delle opzioni in campo, no? Il 9 lo può fare Colby, Calciare può farlo Colby, può fare Faf de Klerk. C'è Willy LeRoux che fa tutto. C'è un Willy LeRoux che fa tutto, abbiamo un... E quanto anche, magari anche nel nostro, diventerà importante avere dei giocatori che sappiano fare varie posizioni? Ci abbiamo provato nella storia. Allora, qualche giocatore ce l'abbiamo, ma ad esempio andare in una finale della Coppa del Mondo 7+1 è per me un grande rischio. 6-2 già è un rischio. Io stesso sto ancora ragionando se andare 6-2 o 5-3 contro Munster, perché comunque tutti i giocatori spendono tanto durante la partita. Ci sono dei giocatori eclettici da noi. Alessandro Garbisi può giocare qualsiasi ruolo nelle tre quarti, forse 10 non ha probabilmente, ma se lo metti a 12 ti placca tutto il giorno chi si trova davanti, per cui Umaga, il Bornoz possono adattarsi in qualsiasi ruolo, stesso Reno Smith, per cui anche noi abbiamo dei giocatori eclettici, sai. Come tutte le cose, col senno di poi, se Sudafrica vince sono stati i geni, o se perdono, Sì, sì. Per cui il tempo darà il suo risponso. Tanto si è unito anche Rassi Rasmus, che è sempre la stessa persona, suppongo. E se fai un video, mi raccomando, alla fine metti Lecca, sempre con un sacco di faccine, che è importante. Beh, quindi ci aspetta una partita forse un po' più... Sì, parlavamo della pioggia, ci aspetta una partita forse che almeno i presupposti sembrano favorire quella che è una squadra che va sostanzialmente per demolire l'avversario come dei muratori. Però mi chiedo, una squadra come la Nuova Zelanda, quella di quest'anno in particolare, che è sembrata veramente tanto imprevedibile a tratti, quanto può mettere in crisi una squadra che invece va con un preciso game plan? Nel momento in cui la palla diventa viscida, le condizioni diventano complicate, quanto pesa questa imprevedibilità? Non è che i neozelandesi non siano abituati a giocare con la pioggia, perché in Nuova Zelanda piove come, per cui sì. non credo saranno molto spaventati. Se posso scegliere, sicuramente vorrei giocare con l'asciutto, se fossi loro, ma forse sarà asciutto, chissà. Però credo che i neozelandesi fossero l'unica squadra che poteva battere l'Irlanda, quest'Irlanda, perché hanno un know-how a livello rugbistico, hanno veramente giocato quella partita da comando, come hanno difeso, molto stretti, a seguire il pallone, a scivolare, cosa che non è da loro, oppure in attacco hanno vinto la partita facendo pick and go e poi sfruttando due occasioni, insomma l'ho detto anche la settimana scorsa, per cui quella partita secondo me è il prototipo del tatticismo e soprattutto di avere dei giocatori che scendono in campo e riescono a capire, interpretare e a portare sul campo quello che hanno provato e dare risposte a tutto quello che faceva l'avversario. E hanno vinto di un punto, scusa, di quattro, forse di quattro punti, per cui comunque il margine è ristrettissimo. Sì, Nuova Zelanda ha comunque le abilità, le qualità per venire a capo del Sudafrica, per cui io lo dicevo anche la settimana, la prima, insomma, che gli All Blacks vincessero, io non darei mai per morti gli All Blacks. I neozelandesi, anche prima della partita, come potete vedere, non siamo gli unici, magari dicevano sì, non ci fanno paura, ma la Nuova Zelanda non devi mai darla per battuta o per persa, perché è una squadra che ha mille risorse, ha mille qualità, ecco. Mm-hmm. Tra l'altro sto leggendo il commento che hai messo, Matteo, visto, sì, che l'ho messo per noi. No, e sono d'accordissimo con quello che dice Iliensas, che Sudafrica ha speso più della Nuova Zelanda, soprattutto riguardo a quello che diceva prima il coach, a quello che diceva prima Marco, ossia che tante volte la fatica non è solo fisica, ma è mentale, e la semifinale, la Nuova Zelanda è stata uno sparring, onestamente, con tutto il rispetto per l'Argentina, mentre il Sudafrica ha peso tanto, e forse quello... Mentalmente più che fisicamente, forse. Però mentalmente conta,
No, no, io ero per darti ragione, cioè, nel senso che quella partita, mamma mia, che tensione. Comunque cioè, entrambe, sia Nuova Zelanda che Sudafrica, avevano ancora le scorie delle partite precedenti contro Francia e Irlanda, perché li vedevi dagli sguardi, erano ancora, al di là dei visi che erano ancora tumefatti dalla settimana precedente, ma li vedevi che avevano lo sguardo un po' più, meno lucido, meno da tigre che preda, e più da giocatori che sanno che devono portare a casa, finire il compito, portare a casa la partita, perché poi c'è l'ultimo passo da fare. Per cui, insomma, dai, speriamo sabato arrivi presto allora a questo punto. Sì, dai. Io onestamente non vedo l'ora, questo mondiale è stato veramente di alto livello, veramente tanto di alto livello, e spero davvero che la finale sia alla pari di Francia, Sudafrica e di Irlanda All Blacks, perché sarebbe la degna conclusione di un mondiale veramente bello. E avete qualche domanda rimasta voi? Se no, io sul mondiale ne avrei ancora una. Tutta tua. Vai. No, e che cosa hai visto di nuovo in questo mondiale? Ogni mondiale si trovano sempre delle cose diverse, nuove, che cambiano un po' il gioco. Che cosa hai trovato di interessante e nuovo in questo mondiale? Le luci di Erasmus. Che non è sicuramente una cosa che adotterò. La potrebbe adottare Roselli. Basta, scusate questa. No, okay. Ah, mamma mia, no, credo che è stato il mondiale di un'intensità, di una qualità. Ormai per giocare a rugby ad altissimo livello, cioè significa giocarti una Coppa del Mondo, devi essere un super atleta. E questo sicuramente, diciamo, separa il gruppo dei normali e dei super atleti. E in questo momento quattro squadre, Francia, Irlanda, Sudafrica e Nuova Zelanda, sono al di sopra di tutti. In più poi ci metti il know-how tecnico, rugbistico, culturale, che ad esempio una nazionale come l'Argentina sta cercando di creare. Ha battuto già gli All Blacks due volte, ma è arrivata ad una semifinale dove non c'è stata partita. Questo vi fa capire, e magari contestualizza anche i risultati precedenti di altre squadre contro gli All Blacks, che sono stati visti come la caporetto, la fine del mondo. In realtà, se voi contestualizzate tutto, sì, magari era worst case scenario, però era uno degli scenari possibili. Per cui ecco, questo mi porto. Dal punto di vista tecnico, onestamente, non ci sono stati stravolgimenti. Tutte le squadre hanno portato quello che hanno cercato di lavorare negli ultimi quattro anni. La stessa Irlanda non ha portato il suo spartito suonato bene, che però poi alla fine non è bastato, purtroppo per loro. Per cui onestamente, dal mio punto di vista, non ho visto cose così straordinarie. Ecco, quello che paga sempre è essere solidi nell'uscita del tuo campo, essere solidi nelle fasi statiche e cogliere le opportunità, perché non ne hai 10, ne hai 5 in una partita, e almeno 4, se vuoi portarla a casa, le devi cogliere. Questo si conta. Ne suggerisco una che mi è sembrato di intravedere a me, e chiedo a voi se siete d'accordo, magari non solo al coach, anche a Matteo e Marco, l'uso del piede degli avanti, nel senso che abbiamo visto, vabbè, a parte Tajer che fa il tallonatore del Portogallo, che tira quella pedata romanticissima e bellissima, ma poi Hugh Morgan che fa i cross kick 22-22, quello del Giappone, come si chiama, Fekitawa che fa il chip and chase, cioè tanti avanti che usano il piede. Può essere questa una nuova tendenza che nei prossimi quattro anni vedremo sempre di più? Ma sì, non lo direi troppo forte ai nostri avanti, perché ci sono pochi che hanno i piedi educati, sono pochi che hanno giocato a calcio da giovani, però... Sì, capito, però... Nicolò? Madonna, diciamo, ho messo una foto elegantissima. Il trend che c'è già stato negli ultimi anni era quello, sì, del gioco contestabile da 10, perché è molto più difficile creare la bolla di protezione al ricevitore, che si chiama in termini tecnico la bolla di giocatori che stanno a protezione di chi riceve la palla contestabile. Ecco, questo sì, ma è un trend che si vede già, si è visto già da qualche anno, e la Coppa del Mondo ha confermato. Però ecco, sì, l'uso dei piedi di avanti forse un po' più situazionale ci può stare. Adesso speriamo che Ruzza, la prima palla che trovi, che prenda dentro il 22, non ci metta a fare un calcetto. Magari... Sarebbe divertente, però. E inaspettato. E tecnica.
Ogni tanto allenamento lo fa, io mi giro dall'altra parte, per cui... e ti indica perché l'hai detto a Leoni fuori, il campo di spazio. Lì il primo indiziato è Nemer, lì abbiamo lo specialista. Sì. Nemer qualcuna ne fa. Io ero uno dei due allo stadio che c'erano quel giorno, con quel ventaccio in cui Nemer ha fatto la 50. Il 50-22, bravissimo. Ero lì, un freddo dell'Austria. Io ho una domandina... un pochino più seria per chiudere questo mondiale, questa qua, sì. Perché hai parlato che ci sono quattro squadre che a livello di super atleti, di know-how culturale, rugbistico, eccetera, sono comunque di un'altra categoria, palesemente. L'Italia in questo mondiale era quella più giovane, se non la seconda più giovane a livello di età. Secondo te è anche questo un fattore che poi porterà magari tra 4 anni, tra eventualmente 8 anni, a colmare quelli gap? E a dire ok, magari questo è un anno difficile per noi perché comunque era molto basso rispetto agli altri anche a livello di esperienza, però c'è la base giusta questa volta qui per poter arrivare in cima per poter arrivare al primo rifugio. Sì, se avremmo l'onestà e l'ambizione di dirci che probabilmente quello che questi ragazzi hanno fatto con grandissima dedizione, grandissimo impegno, è solo l'inizio e non è, diciamo, e non basta, perché il gap c'è, il gap è grande, per cui dobbiamo essere onesti con noi stessi, cercare di colmare la performance ad altissimo livello a un tavolo con 3 gambe, fisico, tecnica e mentale leadership, cioè significa cercare le soluzioni quando la pressione è altissima. E se voi notate, nelle 2 partite più difficili, una di queste 3 gambe o c'è mancata completamente, per cui il tavolo è caduto, o ha traballato troppo. Per cui ecco, dobbiamo continuare a spingere, non dobbiamo pensare che quello che è stato fatto fino ad oggi sia sufficiente. Io cerco di trasmettere ai miei ragazzi a Treviso, perché ho tantissimi ragazzi nazionali, e la mia preoccupazione più grande è che loro non si accontentino di essere arrivati qui, ma... diciamo acquisiscano la consapevolezza, prima parlavo di consapevolezza, che serve ancora tantissimo, ma ci si può colmare questo gap con la volontà, il duro lavoro, l'ambizione e anche un po' di pazzia, ma bisogna provare a colmarlo. Però ecco, tutto nasce da una consapevolezza che ti manca qualcosa. Se tu pensi che le cose siano andate così perché sei stato sfortunato e domani andranno meglio, ecco, no, secondo me no, si perde del tempo. Ottimo. Bene ragazzi, siamo arrivati a 1 ora anche questa volta e quindi io direi che è il momento di ringraziare di nuovo Coach Portolami per la presenza, come settimana scorsa, anche questa settimana è stata un'ottima ora passata insieme, e anche quelli che sono rimasti con noi per tutta la live e per quelli che ci stanno ascoltando da Spotify, che sono un numero più nutrito, ma... comunque è sempre molto dedito, tanto quanto quelli che sono in live. Se è saltata la luce nel frattempo in casa Portolami, mi sembra. Non so bene cosa sia successo. Ma... per una normal activity. Sì. Ah, ma è andata un po' via la luce perché a questo punto sì. E nel, non so se sia ancora connesso e se ci senta. Secondo me c'è qualche problema di StreamYard, perché anche prima è forse per questo che si frizzava e quant'altro. Forse sì. Adesso ragazzi. Adesso è dietro di me. Attenzione, si è riaccesa la luce. Aspettiamo un secondo. È rimasta una maglia senza testa, è inquietante la cosa. Blackout, scusate. È stato particolare. Stavamo ringraziando, e quindi di nuovo grazie per esserci stato. E... allora, siccome la seconda volta non vale, se dico che vinciamo ritorno, dico che se vince la Nuova Zelanda ci vediamo la settimana prossima, ci state? Se vince la Nuova Zelanda, dai, posso rifare la stessa con Treviso, non vale, no, non fatta, conta, fatta, per cui fatta, se vince fatta. La Nuova Zelanda ci vediamo qui settimana prossima. Ragazzi. Mi fa piacere perché vuol dire che ti trovi bene con noi. In prime time, ragazzi. No, magari facciamo così, se vince la Nuova Zelanda torni e magari portiamo anche qualcun altro, facciamo una chiacchierata sulla partita, magari anche con un giocatore, potrebbe essere qualcosa... Anche perché... Qualcosa cioè, diciamo, dillo. Un po' meta, però, ecco...
ci parla lei con il suo giocatore. Se lo dobbiamo spostare, lo so, vediamo, dai, se gioca proviamo a convincerlo, se non lo metta, se vinciamo proviamo a convincerlo, dai, va bene, ci stiamo. Grazie a tutti, grazie al coach, grazie a chi è rimasto fino ad ora, ringraziamo tutti quelli che ci seguono su Spotify, delle più di 120 persone che ci hanno dato 5 stelle. Vi ricordiamo tutti i nostri link: Telegram, TikTok, Instagram, sia per Carbo Rugby che per Zampar Rugby che per Leoni Fuori. Twitter, ci trovate più o meno dovunque, quindi cercate e trovate. Bene, ragazzi, ciao a tutti, buona serata e buona partita soprattutto. No, Matteo, un'altra volta hai fatto gli auguri e abbiamo sfatato il mito. Io insisterei con gli auguri a questo punto. Vabbè, allora, li fai tu però, perché io non mi prendo questa responsabilità. No, non diciamo niente. Forza Leoni, dai. Madonna, in culo la balena, come si dice. Ciao. Baci sparsi, ciao. Grazie mille.